Sì, buongiorno a tutti. Faccio una rapidissima introduzione e poi passo immediatamente la parola a Corrado Cerruti. Questa è la decima edizione del nostro osservatorio. Abbiamo iniziato nel 2010. Allora avevamo veramente il problema che non esistevano numeri sul nostro settore. Nessuno di noi era in grado di capire quanto fosse grande il mondo del management consulting e da lì è nata l'istanza di costruire un osservatorio che almeno qualificasse e ci permettesse di capire la dimensione del settore. Dal punto di vista del metodo, sostanzialmente, molto rapidamente, utilizziamo tre fonti fondamentali. Una fonte sono i dati ufficiali dell'Istat per capire la numerosità delle imprese e le loro dimensioni medie. Un questionario piuttosto approfondito che viene normalmente compilato da circa 100-150 aziende a seconda degli anni di tutte le dimensioni, e una sorta di censimento specifico delle aziende più grandi. Quindi sulla base di questi tre elementi, fondamentalmente abbiamo costruito un modello del settore che nel frattempo, nel corso degli anni, stiamo affinando e che sta sempre più perfezionando. Questo, diciamo, dal punto di vista del metodo. Attenzione, perché questi numeri sono numeri che considerano un confine del nostro settore abbastanza definito. Per esempio, non consideriamo in questi numeri tutto quello che è il mondo della consulenza, tendenzialmente IT e di implementazione, che è in buona parte fuori dall'ambito del nostro mercato specifico. Quindi quando parliamo di numeri, per esempio 3.500 assunzioni, pensiamo a 3.500 assunzioni nel solo mondo del management consulting. In platea e tra i nostri soci ci sono tutta una serie di aziende che fanno sia management consulting sia altre cose, per cui queste aziende probabilmente non si ritrovano nei loro numeri, ma perché fondamentalmente abbiamo definito e delimitato abbastanza chiaramente l'ambito delle nostre ricerche. Gli elementi essenziali di quello che abbiamo riscontrato li ha già detti Morelli. Voglio solo segnalare un ulteriore elemento di riflessione. Se la consulenza cresce, e noi stiamo crescendo una media del 7% all'anno dal 2014, cioè quest'anno abbiamo fatto 8,6, ma è dal 2014 che il nostro settore cresce mediamente al 7% all'anno e il paese non cresce, ok? Poi possiamo fare tutte le considerazioni che vogliamo, possiamo pensare che la crescita è anche derivante dal fatto che l'incidenza della consulenza in Italia è molto più bassa che in altri paesi e quindi stiamo colmando un gap. Però devo dire che c'è anche un altro elemento. Credo che forse il bisogno di innovazione delle aziende italiane, no, sia molto maggiore di quello che non ci raccontino i giornali, no? Perché tutto sommato oggi le aziende prendono i consulenti e lavorano con i consulenti in progetti di innovazione tendenzialmente. Quindi c'è oggettivamente un bisogno emergente di innovazione tecnologica e di innovazione nei modelli di business delle aziende del nostro paese, fondamentalmente. Detto questo, direi passiamo a Corrado la parola. Il rapporto, Corrado ci farà una presentazione. Il rapporto è disponibile da questo momento sul sito Assoconsul, potete scaricarlo. Grazie. Grazie Giovanni. Sì, siamo in effetti al decimo anno di questo rapporto e come tutti gli altri anni partiamo con una prima parte legata alle variabili strutturali, quindi andiamo a vedere l'andamento del fatturato e l'occupazione del pricing e poi andiamo a concentrarci su aspetti di qualificazione dell'offerta, in particolare sui settori di specializzazione e sulle industry. Il quadro strutturale del settore da un anno all'altro non cambia e ci ritroviamo con 2.300 imprese che generano appunto un fatturato quasi pari 23.000 imprese, scusate, le micro stanno crescendo molto, 23.000 imprese con un fatturato di quasi 4 miliardi e mezzo e quasi 45.000 addetti.
come gli altri anni, come sempre, vediamo una grande polarizzazione tra poche grandi imprese, 35, e una miriade di microimprese. E questa polarizzazione negli anni è andata crescendo. Cioè abbiamo visto le grandi imprese aumentare non in numero ma in fatturato, in occupazione, e le microimprese crescere soprattutto in termini di numero, mentre sono più in difficoltà su altri aspetti come la produttività, il pricing. Quindi un mercato che prosegue e si sta polarizzando sempre di più. Andremo poi a vedere con qualche riflessione quanto la digital transformation, la consulenza legata a questo, sia uno dei fattori che contribuisce ad aumentare questa polarizzazione. L'andamento del fatturato, qua lo vedete dal 2010, è un andamento che dal 2014 è decisamente in crescita, soprattutto per le grandi, ma anche per le medie e per le piccole, e negli ultimi anni anche per le micro. L'ultimo triennio è stato particolarmente positivo, includendo nel triennio anche le previsioni per il 2019. Vedete, nel 2017 più 7,8%, quasi l'8, quest'anno 8,6 e l'anno prossimo 7,9. Questa ripresa, questa crescita, perché ormai ripresa, questa forte crescita del settore è trainata dalle grandi imprese, che crescono quasi al 12%, ma anche tutte le altre stanno crescendo. L'uscita dalla crisi degli anni 2009-2013 si è caratterizzata con le grandi imprese come spinta generale alla crescita del settore, mentre le micro erano molto in difficoltà. Negli ultimi due anni, felicemente, è l'intero settore, quindi le grandi crescono ancora di più, molto di più, circa il doppio della media delle altre, però tutto il resto del settore sta seguendo questa dinamica positiva. Quando guardiamo i dati molto positivi dell'Italia, ci viene anche da confrontarli, come dicevano diceva il Presidente, come diceva Giovanni, con l'Europa. In effetti noi pesiamo all'incirca la metà della media europea su un panel calcolato dall'Associazione Europea FEACO. E noi negli ultimi anni siamo risaliti, quindi se noi andiamo a prendere nel 2010 l'incidenza del management consulting sul PIL era dello 0,19%. Quindi il management consulting anno dopo anno sta salendo come importanza all'interno del PIL. Le percentuali di frazioni decimali, quando noi le rapportiamo al PIL, sono comunque molto grandi. Ma una parte di questa risalita che ci ha portato a superare la Spagna e a essere vicino alla Francia nasce non solo dalla dinamica del settore, ma anche dalla lentezza del nostro PIL. Quindi il nostro PIL sta crescendo a una velocità circa un mezzo di quella media europea, no? Per cui il nostro crescere in posizioni è in parte risultato di un'ottima performance del settore, che peraltro sta crescendo lievemente di più della media europea nell'ultimo triennio, è cresciuto, ma anche legato al fatto che il nostro PIL non cresce come il resto dell'Europa. E quindi in questo abbiamo luce e ombre, perché il management consulting è un settore molto legato all'economia nazionale. Negli anni abbiamo anche tenuto sotto controllo l'export, ma l'export è marginale all'interno del settore, quindi un'economia domestica che cresce ad un tasso limitato mette un tappo allo sviluppo di questo settore. Quando noi guardiamo l'occupazione, vediamo che il management consulting è
in effetti un settore estremamente vivace in termini di occupazione. L'analisi longitudinale che qua vi presentiamo sui 10 anni è focalizzata sui professional. I professional rappresentano in effetti l'87% dell'occupazione generale, sono la parte più qualificata. Sono cresciuti molto, perché parliamo del 6% nel 2017, dell'8,2% nel 2018 e del 7,2% nel 2019. Anche in questo caso sono le grandi imprese che trascinano la crescita dell'occupazione. In particolare sono cresciute del 14% nell'ultimo anno, un numero veramente impressionante da economia emergente, no? Crescere del 14% l'occupazione in Italia per il settore delle grandi imprese è un dato, voglio dire, non in linea con la maggior parte del resto del paese, per così dire. Laddove tanti settori probabilmente sono sullo 0, virgola o meno qualcosa. Questa occupazione è, come dicevano, anche è un'occupazione professionale e venendo all'università non posso che evidenziare come siano stati all'interno del settore ben 3.300 i neolaureati assunti. Quindi l'occupazione del settore non cresce solo con neolaureati, però i neolaureati rappresentano una fetta molto significativa. E in effetti in un mercato del lavoro generalmente abbastanza fermo e difficile, per molti studenti di management, ingegneria gestionale, ma anche altre aree STEM e non STEM, l'occupazione nella consulenza rappresenta un percorso di entrata privilegiata nel mondo del lavoro. Il pricing, quindi quando noi andiamo a vedere il lato positivo, il fatturato cresce molto, l'occupazione cresce molto, il pricing è invece in contrazione. Il pricing è in contrazione, è sceso in media di oltre l'1% rispetto all'anno scorso, premesso che noi calcoliamo il pricing come pricing aggiornata e questo indicatore è sempre meno rilevante, però è quello che ancora ci sembra possa cogliere di più. E negli ultimi, dal 2010, negli ultimi 10 anni, è sceso a una media dell'1%, quindi ogni anno un pochettino in diminuzione. Sono soprattutto le grandi e le micro quelle che risentono di più del calo del pricing. Probabilmente nelle grandi è fisiologico, è usata anche come leva competitiva per crescere, mentre nelle micro è più vissuta, come più subita che fatta come scelta, diciamo, commerciale deliberata. Comunque sta di fatto che questi due estremi, le grandi e le micro, sono quelle che più stanno risentendo di un calo nel pricing. Non è solamente però questione di dinamica, questi numeri ci dicono anche che c'è una grande distanza di pricing tra le grandi e le micro. Le grandi vendono la giornata uomo mediamente quasi al doppio della media delle micro. Peraltro nelle micro e nelle piccole esistono grandissime eccezioni, no? di piccole boutique che riescono a recuperare un pricing pari, certe volte anche superiore, a quello delle grandi imprese di consulenza. Una situazione analoga, vi direi ancora più marcata, la ritroviamo a livello di produttività. A livello di produttività, dove noi la produttività la calcoliamo come fatturato annuo per addetto, no? Per professional in particolare, vediamo come le grandi abbiano oltre
abbondantemente oltre le due volte la produttività, quindi circa due volte e mezzo la produttività delle micro. Questo, quindi diciamo che il fatturato medio per professional nelle grandi ruota attorno ai 170.000 euro, mentre nelle micro è attorno ai 70.000 euro, con una media italiana poco inferiore ai 120.000 euro. La produttività è inutile che lo spieghi a voi, ma è legata alla crescita del fatturato, quanto io cresco col fatturato spingendo sull'occupazione, l'impatto sul pricing, ma c'è anche la variabile importante, la chargeability. Quindi quante giornate l'anno il consulente viene venduto ai clienti. E tra le grandi e le micro c'è un grandissimo distacco, per cui le grandi non solo hanno un pricing più, mediamente più elevato, ma anche hanno una chargeability, quindi impiegano il loro consulente in media un numero di giornate maggiore, molto maggiore, direi il 50, in alcuni casi il 30, in altri maggiore delle micro. Quindi il motivo per cui la forbice di produttività tra grandi e micro è molto maggiore della forbice del pricing è legata anche a questo effetto chargeability. Tra l'altro, nelle grandi imprese la chargeability viene gestita anche in termini di occupazione, mentre nelle micro, se io sono da solo o se siamo una società di due soci o di due consulenti, nel momento in cui vedo una flessione nel lavoro, incasso come minore chargeability, non lascio a casa una persona, no? Per cui, nelle micro la chargeability è una variabile, come molte volte nel pricing subita, mentre nelle grandi questa è frutto anche di una scelta e di un investimento sul futuro. L'effetto complessivo di queste variabili ci porta a vedere un mercato che a partire dal 2010 è aumentato del 47%. È una cosa molto significativa. Nel momento in cui abbiamo fatto, no, l'osservatorio, abbiamo valutato il mercato nel 2010, parlavamo di circa 3 miliardi, adesso parliamo di 4 miliardi e mezzo. Questa crescita è stata fondamentalmente trainata da un maggior numero di professional, quindi il settore è cresciuto sviluppando una mole di attività maggiore, nonostante il pricing che negli anni è andato calando. Quindi, se voi vedete, il pricing gioca ha un impatto negativo ed è calato circa dell'1% all'anno, quindi con un impatto generale del 7-6%. La chargeability è rimasta fondamentalmente la stessa, anche perché è abbastanza fisiologico, c'è un anno in cui sale un pochettino, un anno in cui rientra, ma a livello di sistema è assestato. La grande crescita è stata nei professional e nella crescita del peso delle grandi imprese, quello che noi abbiamo chiamato effetto mix. Il fatto che il mercato sia maggiormente concentrato rispetto alle grandi imprese, che cosa significa? Un mercato dove ci molte un numero percentualmente maggiore di attività è svolto dalle grandi imprese. Quindi stanno crescendo tutti, ma la quota di mercato alle grandi sta crescendo e le grandi hanno un pricing maggiore, una chargeability maggiore, una produttività maggiore. Questo ha un effetto di sviluppo sul sistema non trascurabile. Se non ci sono domande su questa prima parte.
Nel caso ci fosse, possiamo anche prendere alla fine, perfetto. Possiamo entrare nell'analisi più dettagliata delle aree della composizione dell'offerta, partendo dalle aree di specializzazione. Vediamo che la consulenza legata all'IT, che come diceva Giovanni, non è sviluppo sistemi, no? È proprio consulenza manageriale legata all'IT, strategia e operations sono le tre grandi aree. E in particolare IT e operations sono le aree che stanno crescendo maggiormente. Quest'anno, anche per una maggiore focalizzazione delle medie e piccole società di consulenza sulle risorse umane, anche le risorse umane stanno crescendo ad un tasso elevato. Comunque, diciamo, le aree di specializzazione maggiormente legate alla trasformazione digitale sono quelle che crescono di più, IT e operations. La strategia, che era forse l'asse portante, no, la bandiera del settore, rimane comunque importante perché pesa oltre il 16% del mercato, cresce comunque in valori assoluti, ma ha un tasso di aumento inferiore a quello delle aree di specializzazione portanti. In questo quadro, quando noi andiamo a spacchettare le grandi e le piccole e medie imprese di consulenza, vediamo dei profili di specializzazione differenti. Vediamo che le grandi hanno una parte molto significativa, superiore al 40%, nell'area IT operations, mentre su quest'area le piccole e medie sono attorno al 25%. E queste sono le due aree che crescono di più, quindi la grande crescita delle grandi imprese non è direttamente legata all'aspetto dimensionale delle grandi imprese stesse, ma le grandi imprese hanno effettuato tutte, alcune di più, alcune di meno, alcune prima, alcune dopo, grandi investimenti per sviluppare linee di business, competenze, expertise sulla digital transformation in senso ampio, no? Ed è questo, visto che le aziende chiedono moltissimo, sempre di più, queste linee di consulenza, loro sono posizionate in maniera ottimale per coglierle. Quindi il legame tra differenziale di crescita tra le grandi e le altre società di consulenza, secondo noi, è molto ricollegabile a questa grande focalizzazione sulla digital transformation, che sta cambiando in effetti un po' le regole della consulenza, perché la rende più capital intensive, perché richiede un rinnovamento nelle competenze, richiede dei periodi di sperimentazione che non tutte le società di consulenza, in particolare quelle più piccole, possono permettersi. Le medie e le piccole società di consulenza sono invece maggiormente focalizzate sull'area delle risorse umane e della formazione. Queste sono risorse umane e formazione, sono proprio la parte che più differenzia le piccole e medie dalle grandi come momento di crescita. In particolare le grandi fanno pochissima formazione, mentre per le piccole e medie questo risulta una linea di business significativa. Più bilanciate sono le posizioni sulle altre aree di specializzazione. Una nota che ho dimenticato di dirvi all'inizio: quando noi iniziamo a guardare questa seconda parte,
aree di specializzazione e settori e clienti, abbiamo focalizzato la nostra analisi solamente sulle grandi e sulle medio piccole. Le micro sono un universo veramente di migliaia di imprese diciamo la rilevazione di un dato così preciso e puntuale non ci sembrava fosse non ci sembrava di avere, come già anche l'anno scorso, una base statistica sufficiente per proporvela. Ma anche un assetto di scelte strategiche, nel senso che le micro ogni tanto negli anni scorsi avevamo notato hanno come punto di forza proprio la flessibilità, ma questo li porta anche a muoversi in maniera molto veloce tra diverse aree di specializzazione. I settori serviti. L'industria e i settori finanziari sono i due principali acquirenti di consulenza. Insieme coprono ben oltre la metà, quasi il 60% dell'intero mercato. E il settore, diciamo, dei due, quello più forte è quello del settore finanziario, anche perché nell'industria rientra nel settore industria rientra tutto, rientrano consumer, industrial. Il settore finanziario è in ordine di grandezza il secondo più grande, e in questo noi ci ritroviamo anche con i dati dell'Europa. Diciamo il settore bancario, così come l'industria, in particolare per l'industria 4.0, sono i due settori che stanno crescendo di più. Anche in questo caso ritroviamo l'elemento ricorrente della digital transformation, sia i settori finanziari, quindi da tutta la parte di home banking, mobile banking, ma anche tutte le trasformazioni nei metodi di pagamento, da un lato, e dall'altro industria 4.0, sono indubbiamente due aree profondamente toccate dalla trasformazione digitale e che per questo richiedono in maniera molto forte un supporto alle società di consulenza. Se andiamo a vedere l'evoluzione nel tempo dei settori serviti, andandoli un po' a accorpare tra industria, quindi il manifatturiero, il terziario e la pubblica amministrazione, comprensiva della sanità, e andiamo a vedere la situazione di quote di mercato, diciamo, dell'offerta, vediamo come i servizi stiano, la consulenza ai servizi sia cresciuta in maniera molto forte e abbia continuato negli anni ad aumentare la propria quota di mercato. È cresciuta circa al 7,5%. L'industria ha avuto un lungo periodo in cui cresceva ragionevolmente circa la metà dei servizi, e nell'ultimo triennio con industria 4.0 ha preso a crescere a ritmi paragonabili a quello dei servizi. Il settore un pochettino più, diciamo, forse non più completamente in crisi, però sicuramente meno dinamico, è quello della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione italiana ha visto negli anni, fino al 2014, ridursi anche in valore assoluto il valore della consulenza richiesta, e solo negli ultimi anni ha ripreso a tassi abbastanza allineati a quelli del mercato a chiedere servizi di consulenza. Dentro, quando noi andiamo a vedere i settori serviti, così come per le aree di specializzazione, notiamo delle caratteristiche diverse tra le grandi e le medie piccole imprese.
Le grandi sono molto più incentrate sul lato del terziario, in particolare sui servizi finanziari, su telecom e energia, mentre le imprese di medio-piccola dimensione sono molto più focalizzate sull'industria e sugli altri servizi, quindi dalla logistica al turismo alla distribuzione. Quindi diciamo che all'interno del settore le due dinamiche, le due categorie di imprese si hanno specificità diverse e anche, e come vedremo, anche una complementarietà. Questa complementarietà, no, per cui non c'è nello sviluppo del settore uno scontro tra grandi e piccole, tra grandi e piccole e medie, lo vediamo anche rispetto ai clienti serviti. Le grandissime imprese clienti si rivolgono in maniera quasi completa, quasi per il 90%, a grandi società di consulenza, mentre le società clienti PMI si rivolgono a piccole e medie società di consulenza, no? con un legame abbastanza forte. La grande impresa compra consulenza alla grande impresa, la piccola e media impresa cliente la compra da piccole e medie società di consulenza, con diciamo alcuni trend lievemente cambiati, perché ritroviamo una crescita delle piccole e delle medie società di consulenza nel settore dei grandi clienti, e viceversa, le grandi società di consulenza che una volta non entravano o entravano in maniera marginale sui piccoli clienti, diciamo i medi clienti, invece stanno entrando con maggiore decisione. Una specializzazione analoga la ritroviamo anche nel settore pubblico, dove le amministrazioni centrali e la sanità acquistano in maniera prevalente da grandi società di consulenza, mentre le amministrazioni locali in maniera prevalente da piccole e medie società di consulenza. La prima scelta è in molti casi legata a un fattore anche di gare, no? Per cui la pubblica amministrazione sta facendo gare, accorpando servizi, e questo sicuramente non rende la vita facile a piccole e medie società di consulenza, che invece possono trovare nel rapporto col territorio un momento di valorizzazione, proprio a supporto del territorio e delle loro competenze. Quindi, riassumendo tutto, un percorso positivo, un 2018 che si è chiuso in maniera molto positiva, e un 2019 che, nonostante un sistema paese che ogni tanto macina con un po' di difficoltà, il settore si sta muovendo con delle ottime prospettive. Non so se ci sono delle domande, delle considerazioni. Ne faccio una io. Abbiamo voluto dare quest'anno, e ringrazio i colleghi, un po' di sapore ai numeri, e trovate nel rapporto una serie di interviste ad alcuni nostri principali stakeholder, diviso per industria trattino ambito di riferimento, dove c'è, a mio avviso, alcune indicazioni anche su quali sono un po' le sfide del futuro rappresentate. Quindi, no, mi fa piacere dire che abbiamo provato a fare un'evoluzione nel nostro rapporto, immaginando, no, di indicare anche dove stanno andando i trend e dove, no, immaginiamo possa andare la nostra domanda di servizi di consulenza. Prego, Carlo. Io volevo soffermarmi sul tema dei settori su cui la consulenza si sta sviluppando, quindi sono molto soddisfatto nel vedere che la pubblica amministrazione abbia ripreso, però volevo leggervi una statistica che ci è stata data
un annetto fa a livello mondiale per capire un pochino come siamo messi, e la pubblica amministrazione a livello mondiale pesa il 19%, quindi siamo comunque ancora sotto a quello che è lo standard mondiale. Anche in Germania mi sembra che sia molto più alta, eccetera eccetera. I financial service sono assolutamente allineati al 30%, e il manufatturiero, che a me sembrava fin troppo alto rispetto a quelle che sono le mie esperienze, anche perché io faccio parte delle grandi che sul manufacturing sono un pochino meno presenti, però effettivamente a livello mondo, se mettiamo insieme il manufacturing e anche il pharma, che a livello mondo è staccato, siamo attorno al 20%, e quindi diciamo alla fine in Italia siamo sovrappesati, e questo probabilmente è dovuto al fatto che c'è questa spinta importante sull'industria 4.0. Quindi voglio dire, io personalmente credo che al di là dell'aumento finalmente dell'avvicinarci alla Francia come peso sul PIL, che per noi sarebbe un importante traguardo, il fatto che sia cresciuta la pubblica amministrazione e che tutti i settori siano equamente rappresentati, per me è un grande punto di soddisfazione. Quindi, come dire, rappresento la mia soddisfazione, cioè non posso fare altro. Grazie. Prego. Sì, volevo chiedere tre chiarimenti sia sul pricing, sulla produttività e poi sull'aspetto della crescita. Sul pricing, forse mi sarò anche distratto, la differenza che noi abbiamo a livello europeo, se siamo, quanto siamo in linea, quanto non lo siamo, e poi sulla produttività, se veniva considerata nell'aspetto della produttività anche l'attività di back office, cioè non soltanto l'attività presso ovviamente l'azienda, se è considerata questo tipo di aspetto. E poi il suo sentiment, questa crescita del settore, la reputa una crescita organica o nei prossimi anni, secondo lei, potrebbero esserci degli aspetti di volatilità? Ovviamente, grazie. Prego, Lorenzo. Buongiorno. Una domanda, un chiarimento. A livello com'è la ripartizione demografica della forza lavoro, soprattutto tra divisione tra maschi e femmine, e età media e piramide dell'età? Grazie. Professore, sono per lei, poi magari Giovanni da qualche altra. Grazie. Allora, parto dal primo commento. Sì, in effetti quando noi guardiamo la situazione europea vediamo che la pubblica amministrazione in Italia non è leva di sviluppo. Mi viene da citare il caso molto forte del Regno Unito, no? Il Regno Unito è un'area, cioè un paese che ha un management consulting molto forte, su cui la pubblica amministrazione ha sempre giocato un elemento di forte stimolo, non solo in termini di volumi, ma anche in termini di qualità dei progetti. Quindi sicuramente sì. Per quanto riguarda il pricing, punto veramente molto centrato. Allora, l'Associazione Europea non raccoglie in maniera sistematica il pricing, quindi a differenza del rapporto sul PIL non abbiamo un indicatore di pricing cui facilmente far riferimento, però in maniera un po' di esemplificativa il gap è molto forte e raggiunge quasi, siamo quasi alla, diciamo, gap 1-2 con i grandi paesi del nord, Germania e UK. Quindi il gap è molto significativo. Quindi purtroppo non c'è questo indicatore disponibile. Comunque anche senza indicatore, insomma, come dato evidente c'è, ecco, non siamo allineati e non è neanche un disallineamento marginale. E questa forbice di pressione sui prezzi,
c'è comunque anche in Europa. Anche in Europa è una tendenza generale. Produttività. È una considerazione molto giusta. Noi andiamo a vedere la produttività per professional, quindi tutto il lavoro di back office non è raccolto in questi indicatori di produttività. Noi lo facciamo nella misura in cui il professional è quello che fondamentalmente le cui ore vengono, le cui giornate vengono fatturate al cliente, per cui dovrebbe rientrare anche in questo, però è una considerazione che andremo a tenere presente per il futuro. In questo, in effetti, devo dire che le imprese piccole e micro, in particolare, hanno un'incidenza degli staff maggiore delle grandi. E questo è sicuramente legato anche al fatto che nelle realtà più piccole le persone di staff non si limitano, veramente entrano e sono simil professional o svolgono lavori professionali altrettanto importanti. Questo è qualcosa che al nostro indice, ahimè, sfugge. Grazie per averlo segnalato. Per quanto riguarda la ripartizione demografica, quest'anno abbiamo raccolto i dati in maniera un pochettino più semplificata, anche perché la ripartizione, dunque, innanzitutto la ripartizione demografica non l'abbiamo mai raccolta per età. L'abbiamo raccolta negli anni scorsi per sesso, maschi e femmine. Ed è una cosa che contiamo di continuare a fare a intervalli di tempo, anche perché cambia lentamente. L'anno scorso dovrei chiedere aiuto a Simone se riesce a trovare i dati dell'anno scorso di ripartizione tra uomini e donne. Quello che ricordo è che a livello di assunzioni, quindi erano molto bilanciate, 50 e 50, poteva essere 51 e 49, 49 e 51. Andando in alto nella piramide organizzativa, questo numero virava fortemente a favore degli uomini, anche in parte sia sì. per la storia. Devo dire, Lorenzo Glielli, durante una nostra riunione interna abbiamo affrontato il tema della nostra pipeline femminile, discutendo un po' su come molte aziende stiano lavorando con protocolli anche internazionali per favorire, no, una diversificazione di genere, ovviamente basata sul merito. Stiamo riflettendo sul nostro prossimo consulting day di ottobre di fare un affondo specifico su questo con dei dati. Il tema è molto ben a mio avviso ben mirato. Grazie della domanda. Se io vedo anche le nuove generazioni in termini di studenti, vedo che le ragazze che si avvicinano al percorso della consulenza sono 50-50. Giovanni, vuoi fare una battuta di chiusura e poi passiamo alla rotonda? Scusa, c'era un'ultima domanda da parte di Marco su come immaginiamo. Domanda difficile. No, perché diciamo che questo fatto che questa industry in questi ultimi 5 anni stia crescendo a ritmi da emerging market, no? Perché 7-8% è una cosa molto lontana da un mercato emergente, in un paese che ha grandi difficoltà di crescita, effettivamente lascia abbastanza perplessi, no? Anche perché noi abbiamo sempre considerato questo business come un business molto ciclico, cioè tipicamente quando l'economia va male tendenzialmente le aziende frenano gli investimenti, frenano quelle cose che percepiscono essere discrezionali o che possono essere spostate in avanti. Obiettivamente in questi ultimi anni ciò non è avvenuto e forse ha prevalso un altro elemento, cioè che è quello che si investe nei momenti di discontinuità, e obiettivamente
questi ultimi anni sono anni di evidente discontinuità, no? Basta pensare discontinuità di natura tecnologica fondamentalmente, e quindi ripeto, io stesso ho fatto fatica ad accettare il fatto, anche se la notizia è molto piacevole che il mercato cresce, io stesso ho fatto un po' di fatica a interpretare questa cosa, però credo che l'unica interpretazione ragionevole comunque questa sia, cioè le aziende che si sono salvate dalla grande crisi degli anni 2008-2010, cioè sono comunque aziende che sono più forti e che quindi hanno capito che bisogna investire proprio nei momenti di discontinuità, no? E questo mi sembra una notizia. E quindi, siccome la discontinuità ci aspettiamo che vada avanti nei prossimi anni in maniera significativa, non voglio fare previsioni azzardate, però secondo me è ragionevole pensare che anche nei prossimi anni ci sia una crescita abbastanza significativa del nostro settore. Scusa, posso aggiungere una cosa? Mi sono inserito io interpreto anche in questo modo, no? Cioè noi in un mondo dove il PIL non cresce o cresce molto poco, non è che gli investimenti non si facciano, no? Cioè tutte le aziende fanno i loro utili e investono e reinvestono una quota degli utili o anche di più, diciamo, degli utili, e fanno investimenti. Benissimo, allora è chiaro dal mio punto di vista che gli investimenti delle aziende stanno slittando un pochino di più verso l'investimento in knowledge e in pensiero, perché dovendo trasferire il modello di business su un modello di business completamente nuovi per sopravvivere, quindi c'è una specie di change imperative, devono per forza farlo altrimenti escono, invece di investire in ferro investono anche in know-how e in knowledge. Questo dal mio punto di vista è l'interpretazione, per cui è chiaro che noi non siamo investimento, cioè il famoso discorso che i costi di consulenza non vanno a investimento, però intanto non è proprio così, perché se sono trainati poi da un progetto, diciamo, anche dove c'è dentro software e hardware, vanno a finire pure quelli a investimento, e comunque rappresentano una quota talmente piccola rispetto agli investimenti, abilitano investimenti, quindi se uno deve fare un investimento di 100 milioni, di 200 milioni, di 1 miliardo, può anche spendere gli OPEX per farlo, per indirizzarlo bene. Quindi secondo me questa è un pochino la mia visione, però ovviamente sento se ci sono altri. Un'altra cosa che volevo dire è sulle donne. Io sono andato a prendere il rapporto dell'anno scorso, eravamo al 31% medio a livello complessivo e 37% le grandi. Quest'anno come siamo? Non ce l'abbiamo. Sarebbe interessante seguire, perché comunque credo che tutti abbiano degli sforzi per ribilanciare, quindi almeno a livello medio. Poi è chiaro che, come dicevate voi, si fa più fatica Scusa, secondo me il problema del gender non è un problema di numeri, ma è un problema di rarefazione nella piramide, no? Cioè il problema quello è, poi quando assumiamo tutti paritariamente. Peccato che poi ai vertici, scusate, oggi uno dei commenti curioso che è stato fatto da una serie di soggetti che ci hanno mandato messaggi ieri, ma dice: ma tutti gli speaker sono uomini? Oggi di fatto tutti gli speaker di questo incontro sono uomini, ma perché obiettivamente si fa fatica a trovare donne in posizione di leadership nel nostro settore. Questa è una cosa che dobbiamo rifletterci effettivamente. È l'unica che c'è, no? Si è disiscritta, che era la Cristina Gaiga, no? Che è uscita dall'associazione 2 anni fa. Ce ne sono altre, però insomma daremo spazio nelle prossime occasioni. Però ecco, il tema, insomma, come sfida di sviluppo nostro è evidente. Io farei fare una battuta solo a un collega di Harvard Business Review, perché magari ci dà una lettura anche fuori dal paese, secondo il loro osservatorio, e poi lascerei poi alla tavola rotonda approfondire il primo passaggio. No, vi posso chiedere una battuta proprio telegrafica? Cioè in realtà non è una domanda proprio strategica, è al Presidente. Negli ultimi anni si sta assistendo a un'aggressività abbastanza evidente dei grandi studi legali a entrare nel vostro settore, cioè non si accontentano più di fare consulenza fiscale, consulenza legale, ma fanno anche consulenza organizzativa, consulenza al cambiamento, eccetera. È un fenomeno reale, un fenomeno che state quantificando, lo state monitorando, eventualmente pensate ad allearvi o a combatterlo? I grandi studi legali. Mi piace questa valutazione. No, dunque, due considerazioni. In realtà i grandi network di consulenza hanno sempre avuto in pancia studi legali che facevano supporto, assistenza o avevano attività specifiche. Quello che lei fotografa è assolutamente vero,
Il concetto del nostro mondo è che si sta diffondendo una logica di network, una logica di ecosistema aperto di soluzione, proprio perché l'attenzione sul cliente, sul bisogno, tendenzialmente in molti casi la consulenza fa da integratore, quindi direi che è un ulteriore livello di servizio che possiamo portare nei confronti dei nostri clienti, quindi direi, se per usare la sua semplificazione, ci alleiamo. Grazie. Allora, ringrazio professor Cerruti, ringrazio Giovanni Benedetto.